Hey everybody, Stinger here with a special message, message, a special thank you to the best Italian wrestling podcast. That's right, the best Italian wrestling podcast called Pro Wrestling Culture. Specifically, thank you to Aldo Fiodoni. All right, Aldo, awesome job, man. I guess you and I met in New York in 2019 and there were some tears shed there <laughs> man i love that i love that you know what real men can cry bro let me tell you something man means a lot that you watch means a lot that uh, this podcast is happening and the, the pro wrestling culture appreciates aldo Fiodoni. so be watching there it's going to be showtime and tune in to the podcast pro wrestling culture because it's always showtime there from the stinger be there or be square be sure to check out eldo and may all of your stains be large ones <laughs> 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 pro wrestling culture yeah it's showtime professore. Madonna, quanto tempo che è passato, che non era la conduzione, soprattutto quanto tempo è passato a rivedermi qui in prima serata con il pro wrestling calcio. Diciamo che in questi giorni eh, ci vedremo un pochino di più. Ecco, diciamo che ci vedremo un pochino di più. Intanto ringraziamo Franci 17595 per il secondo mese di abbonamento. Grazie Franci. E un buonasera anche a Mago Merlino che è sempre qui con noi. Ah, ragazzi, dai. La strada è lunga. Tra un mese circa saremo quasi in partenza per Olin. una grande, un grande miscuglio di gente. Ci sarà tutto il progresso in calcio al completo. Ma ci dobbiamo ancora arrivare a questo Olin e anche a tante altre situazioni perché, perché si avvicina a SummerSlam. Ci sono tante cose. Ah, grazie, grazie Mago Berlino di aver regalato la sabba a Franci, grazie. E ci sono tante situazioni eh, che si stanno evolvendo un po' in WWE, nelle varie situazioni che sono Raw, SmackDown, NXT, anche un po' intorno al mondo, ma non sarò da solo questa sera perché avrò due ospiti che conoscete benissimo. Perché? Perché entrambi sono fa fanno parte della grande famiglia di Open Pressing TV e uno di questi è Cheng. Ciao Cheng e buonasera. Buonasera. Ancora devo finire di sistemare tutto che sono arrivato ma un non po' in extremis. Trovi, ma... ancora... non, non Se mi vedete ar armeggiare qualcosa, tranquilli. Sto non ti da dato una mano Balor oggi? No, Balor è fuggito. Si sarà è andato fuggito. ad allenare nella stanza dello spirito del tempo, così. Per okay. Tanto perderà nonostante quell'allenamento. Sì, anche perché c'è questa boh, c'è questa idea che è uscita oggi, che è rimbalzata un po' dai vari media americani di questo possibile Roman contro uh, Rollins a uh, Summers, a uh, Laseries, tu che cosa ne pensi? Ma, eh, allora, Rollins è un nome che è, pur è sempre spendibile per quanto riguarda Roman perché, bene o male, alla Rumble di due anni fa non c'è stato un risultato pulito, eh sì. anzi c'è stata una squalifica che ha portato quindi vittoria di Rollins, dunque è tutto mega giocabile. La questione rimane sempre, scegliendo ehm, i raster diversi, quindi anzi con l'ultimo draft hai cercato di dare finalmente una diciamo non proprio un revival del 2016 mm. però ci avviciniamo molto eh, <coughs> mi scuso se mi sentirete con i tanti la voce ma co con i ventilatori purtroppo ci freghiamo in questo periodo eh, quindi è un'idea che a me piacerebbe il problema rimane appunto eh, il fatto della gestione perché vedere gente che salta di pala in frasca ossia dal da roster blu al roster rosso e viceversa eh, mentre per NXT Zao lo uso come non terzo brand ma proprio come cosa a parte quindi quelli non mi danno certo. mai fastidio esempio Dominic, quello che è successo eh, è molto particolare Dì, se tolgono il titolo a Rollins vuol dire che Ballor vince io da Marcone eh, potrò un mm -hmm. attimino eh, godermela però non mi ricordo neanche se ho fatto volevo fare un video mezzo polemica ma non so se l'ho pubblicato credo di nuovo eh, in cui dicevo vabbè Ria è la campionessa femminile una delle campionesse femminile Priest ha la valigetta Dominic ha appena vinto il titolo nordamericano Americano NXT chissà come perderà Ballora a Sambers ballo. <ride> chissà tanto eh, sarebbe, sarebbe interessante da capire che cosa vogliono fare. O ritenteranno di nuovo l'incasso di, uh, di Priest. Ma alla fine è qualcosa che abbiamo già visto. Oppure non lo so. Anche perché per fortuna non si giocheranno il Demone per questo per quest evento, almeno per il momento. Eh, meno male, meno male sì. No, no, dico molto... meno male perché la probabilità di sconfitta è enorme. Sarebbe stato il revival perfetto di ciò che è successo nel 2016, eh, 2016. Mm -hmm. però non è assolutamente il. Non, non è assolutamente per me il mondo migliore. Non sarebbe ritirare fuori il demone. Per quanto, in storyline, ci starebbe anche per quello che stanno facendo, perché se c'è una cosa che devo eh, ammettere nonostante queste sconfitte clamorose che continuano ad, ad arrivare Balor da quando è entrato in faida con 7, non è gestito male, i promo no, no, sono, anzi, migliori del solito e questo Balor comunque molto più in modalità mi ricorda molto il Balor indie, quasi mm -hmm. il Balor via and roll un po' spocchioso eh, quindi a me piace. Il problema rimane questo alone eh, fatto a pacchetto jasmine day e valigetta di Priest. Che è davvero pericoloso perché io c'ho gente che mi continua a scrivere: Ah, tanto se vince tempo 24 ore sto mm. giro altro che l'infortunio, c'è cioè la valigetta. E io ho detto: no io smetto, di, io faccio un mese di protesta, ah. e non guardo più niente. C'è un'altra possibilità purtroppo di questa cosa, ma dato che ci sono tante possibilità di titoli che cambiano, di certo non c'è possibilità che questa persona riesca a perdere il titolo del King of Culture. Paolo, ben ritrovato. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Sì, eccomi, sono il campione e in questo caso appunto non cambia. <ride> Buonasera a tutti, prof, bentornato. Eh, ci rivediamo presto, credo, prossimi giorni. Piacere tornare qui a VitaBlus. Come mostro qui dal cappellino, come sempre, il mio trofeo proprio <ride> per la vittoria del, del primo torneo. Quindi. Buonasera a tutti. Sentivo che parlavate di Balor di SummerSlam. Sì, un po, più... un po' la situazione intorno alla, al, al titolo di Rollins, perché più che altro stiamo cercando di capire come faranno perdere Balor uh, a SummerSlam. Perché? Perché si vocifera che. Potremmo ritrovarci con una, un title versus title alle Survivor Series. E, quindi vediamo un attimo di capire uh, come, come andranno, che cosa faranno per, per far perdere proprio Balor e mandare avanti Rollins con il titolo. Guarda, a me una vittoria di Balor non mi dispiacerebbe, considerando che uh, il fatto che abbiano dato con quel Money in the Bank a Priest Fa pensare appunto ad una storyline del genere con Valor che vince finalmente questo World Heavyweight Championship vendicandosi di Seth Rollins e poi successivamente c'è l'incasso di Priest e poi quella situazione è più lineare e semplice. Il fatto è che eh, ci troviamo di fronte ad un bivio perché comunque Seth Rollins, essendo il first ever World Heavyweight Champion di questa era, magari farebbe un po' storcere il naso, fargli perdere il titolo così troppo presto. Magari se questa challenge fosse avvenuta più in là. E non, dopo solo tre, soli tre mesi di regno, magari saremo parlando d'altro, magari appunto i pronostici sarebbero più dalla parte di valor. Eh, considerando che, appunto, il canto titolato può esserci. Comunque, a mio avviso, nonostante il fatto che Rollins potrebbe ancora rimanere campione, o meglio, lo farei rimanere campione, ancora a lungo, secondo me, questa è l'occasione giusta per far vincere Valor, perché a me sta piacendo molto il lavoro che sta svolgendo all'interno del judgment Day. Secondo me, questo è il miglior film valor che abbiamo mai visto nel main roster quindi azzardo questa cosa che secondo me è anche un dato di fatto considerando che per me ha trovato la sua dimensione quindi nel George Day. mi piace il fatto che abbia ritrovato questa sua rinnovata aggressività al confronto dell'ultimo episodio di Roma mi è piaciuto molto, molto intenso mm -hmm. quindi io vedo una, la vedo proprio un'occasione perfetta per farlo vincere e poi sviluppare la, la rivalità con Priest e l'incasso di Prist spero che non avvenga immediatamente perché altrimenti sarebbe, avrebbe del clamoroso due regni titolati di, di Finn Balor con, con, che si concludono dopo ore, dopo minuti addirittura con un incasso immediato quindi spero che poi cucineranno questa, questo split del judgment Day o meglio questo, questo turn face di Damien che va poi ad incassare su Bello allora spero che lo cucineranno poi col tempo quindi con le giuste e le dovute tempistiche anche mm -hmm. infatti intanto lo diamo a Francesco Ruta che Interviene in chat e ci dice anche Ballard Dopo la sfida da perdere il titolo universale, per fortuna, merita un titolo supremo. Eh, lo merita, lo meriterebbe, meriterebbe una chance, uno spot o un qualcosa di più importante che, però, eh, ha il nome di Demon Priest proprio sulla testa. e spero che non, non vadano sulla storyline Simile Evolution, eh, che conosciamo bene o male tutti. Speriamo che non vadano su quella direzione. Ciao anche a Simone, benvenuto in chat. E... Non so, ci sono veramente varie, varie, tante, tante possibilità uh, di... di situazioni, ecco, di uh, possibilità che possono esserci per un cambio di titolo più o meno veloce o più o meno uh, ravvicinato. Perché? Perché Priest, a quanto pare... Deve rimanere ancora nel Judgment Day, dicono che questa situazione bloodline andrà avanti per un, per, per un po'. Dovrebbe la, scusate, la situazione Judgment Day dovrà prendere la, il posto della situazione bloodline. Che invece dovrebbe andare quasi a finire tra, tra un po' e ci serve qualcosa di attenzione. ecco, Ci serve qualcosa di attenzione e la domanda che eh, mi faccio e vi faccio. <ride> va bene, c'è anche King of Delusion Sportive Champion. Va benissimo. E... La domanda che mi e vi faccio è: dato che c'è anche prima l'aveva un attimino spoilerata o anticipata, è la situazione di Dominic. Quello che andrà a succedere proprio sul, sul titolo di NXT eh, nordamericano perché eh, se ne sono sentite veramente tante. Ha affermato la situazione Wesley. Eh, un, regno, un, titolo, un regno titolato che era fantastico, che stava portando ottimi match. Tra l'altro, ehm, un match che era già stato annunciato per Great American Bash, dove sarebbe dovuto essere West lì contro Mustafa lì. Eh, ma mh, che almeno fino a questo momento non sarà per il titolo, perché appunto il titolo l'ha preso, preso Dominic. Su questa situazione, io ci ho visto un grande, grande, grande eh, problema da parte degli. Gli ascoltatori comunque di quelli che vedono dei fruitori del servizio NXT, perché? Perché Dominic uh, ha detto a loro non doveva vincere per quello che stava facendo Wesley. Ora, io vi anticipo il mio pensiero, e poi voi mi dite che cosa ne pensate. A SmackDown abbiamo visto qualcosa a SmackDown. Abbiamo visto un Carmelo Ace con, uh, con Trick Williams che sono stati avvicinati da Bobby Lashley, lo stesso Bobby Lashley che nella puntata precedente di SmackDown aveva uh, avvicinato uh, aveva avvicinato gli Street Profits sempre in maniera pulita, mettiamola così, e secondo me per Great American Bash, che ci sarà tra poco, c'è una forte possibilità che Carmelo Ace possa perdere il titolo. Perdendo il titolo Carmelo Ace tu vai a perdere perché se perde il titolo con tanta probabilità uh, salirà nel men roster, Carmelo Ace uh, lascia un vuoto importante perché Perché in questo momento rappresenta una fascia di pubblico, la, stesso, la stessa fascia che rappresenta Bianca Belera, ossia quella fascia di uh, uh, persone, uh, diciamo... Uh, persone che in questo momento possono uh, ritrovarsi in quel campione. Quella situazione, per esempio, verrà, secondo me, uh, scambiata nel miglior modo possibile con Wesley. Wesley può diventare l'icona, uh, il personaggio di colore uh, del, uh, del roster di NXT che in questo momento manca. In questo momento sta mancando perché? Perché manca proprio Uh, il personaggio importante che va ad, va ad occupare quella fascia di pubblico che per esempio appunto occupava una bianca bel'era. Dominic è un campione ideale perché? Perché tu puoi crearci delle situazioni, intanto va a crescere e questa settimana già tra due giorni Dominic se la vedrà con Dragon lì, quindi ha tutta la possibilità di fare un match clamoroso e di imparare tanto da persone che stanno masticando wrestling da molto più di lui uh, chi non seguisse la situazione a quanto pare dragon lì ha ricevuto l'ok okay da parte dell'lw infatti specie da re Mysterio proprio nel andare contro a dominic per andare contro il, per, per il titolo quindi è un ottimo un davvero... segmento, quelli network exclusive sì 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 network exclusive uh, quindi sarà, sarà veramente molto interessante ecco sarà tanto tanto interessante uh, quindi non so voi che cosa ne pensate Ceng allora io premetto che il discorso NXT per me è abbastanza complicato perché NXT l'ho mollato però sta settimana comunque sapendo ciò che era successo mi sono recuperato l'incontro quindi il main event e allora col fatto che è collegato tutto a questa idea comunque del main roster di, di questa anche probabile stable di, di Lashley, Ashley ci può essere un po' di movimento, al di là che se poi tutto collegato Dragunov mi diventa campione io sono contentissimo, potrei riprendere tranquillamente a guardare qualcosina. Quello che mi fa strano è vedere tanta gente che dice: Ah no, no, perché Dominic adesso vengono a rompere le scatole anche lì, che sono tutte le stesse, sono le stesse identiche persone che per mesi e mesi hanno sperato. Ma perché Dominic non l'hanno mandato in eh sì. Lui avrebbe bisogno di andare in dire: o le stesse persone, gli stessi lamentoni. guarda. Quindi io sono anche contento: ci sta, eh, comunque dai una mano anche non solo a Dominic perché può fare tanti incontri e di là che vedremo poi se sarà un regno di transizione sarà un regno un po' più duraturo vediamo, per me sarà più transizione perché comunque è abbastanza complicato fare la spola continua l'abbiamo visto che anche mh, vari atleti quando erano scesi comunque o si concentravano direttamente stando solo ad NXT o facevano proprio sporadiche apparizioni da una parte all'altra. Certo. non erano continuativi. Mm, quindi quindi per me non sarà una roba lunghissima. Io sono contento comunque della situazione, appunto l'ho detto, tant'è che vedrò, vedrò i segmenti per ora come vanno, poi già smendelo legittimi e sembra anche rientrata la la storia del, dello split, che per me è rientrata per poco, semplicemente stanno allungando, ma in modo intelligente per eh, comunque vedere quello. Poi, come abbiamo detto sempre, prima la situazione tra Valor, eh, quel, quell'incontro: se Priest ci rimetterà ancora dentro, se tutto va bene, se quello 0,001% Valor vince. Sono tante piccole occasioni, spero solo. L'ho detto tante volte a Saito Slam che Ria non si concentri troppo a stare attaccata a Dominic. Ma che Ria riprenda ah. a fare difese serie perché una come lei deve dominare, dominare, dominare e avere tante faide. Deve avere un bel regno. Non, deve stare, non gli devono concentrare tutto il suo regno. Al OK, vado in giro sì, con la non, cintura, devo, non per deve la... perdere tempo a squasciare Natalia. Insomma. Sì, ma non deve perdere neanche troppo tempo a fare più cose che praticamente dei due quasi lect è ormai Dominic che lei. È una cosa che ho detestato in settimana, eh, questa cosa che ha spopolato la frase, quella cosa ti piace fare con Dominic, lo, me, la, me la sono vista spammata in 750.000 cose, oh mio dio. Che roba strana. Sono i running di là che sanno uno un anno di distanza dall'altro, quindi anche a livello Mark eh, verrebbe bene. Certo. Mio dio! Per una, per una battuta data, eh. è schiappato il putiferio dei meme per me, è un po' troppo esagerato. Però. Paolo. Allora, innanzitutto dico che sono contentissimo di questa vittoria di Dominic, sia perché. Uh, mi piace tantissimo Dominic, in generale, di come ho detto prima, e uh, penso che un personaggio caldo come Dominic, uh, mm. si può tranquillamente dire l'il più fischiato al momento in WWE, un personaggio così caldo meritava un titolo alla vita, quindi sono riuscito ad incastrare quello che era, secondo me, la situazione giusta, perché facendo così tu dai anche gran visibilità ad NXT, perché tante persone si sono sintonizzate um, uh, ad NXT, proprio per vedere eh, ciò che sarebbe accaduto con il Judgement Day la settimana prima e con Dominic appunto. Quindi secondo me va bene, mi fa piacere anche vedere un, um, una presenza di NXT anche nel main roster come vetrina, come abbiamo visto l'ultimo episodio di SmackDown ha avuto molto con molte componenti di NXT, quindi secondo me va bene questo per la sovraesposizione del, del brand giallo, quindi, sono favorevole poi ehm, secondo me dà anche quel quid in più da un punto di vista di prestanza scenica e di impatto visivo al Judgment Day come stable perché chiaramente è sempre bello vedere una stable molto ricca ri con col titolo mondiale femminile dei Implice con la valigetta Dominic con il North American Championship quindi secondo me dà un quid in più anche da questo punto di vista e può contribuire ulteriormente alla straordinaria crescita che sta facendo Dominic quindi io sono totalmente d'accordo al 100% quindi va benissimo così mi piacerebbe appunto vedere come è successo a SmackDown: Dominic, appunto, difendere la cintura anche nel main roster. Non solo quindi ad NXT, perché come dicevamo prima, eh, tanti nomi che sono rientrati ad NXT eh, si sono poi concentrati solo ad NXT. Eh, vedasi appunto Baron Corbin o a, ad esempio Mustafa Ali, quindi di conseguenza o Apollo Crews. Quindi eh, mi piacerebbe vedere eh, Dominic esibirsi anche regolarmente nel main roster, ciò che già fa perché appunto il Judgment Day un, è una stable cruciale, fondamentale in quel diro. Uh, poi tornando al discorso Wesley, alla tua prima domanda, secondo me sì, nel senso che può uh, andare a tappare quel buco che lascerebbe Carmelo Ace, quindi potrebbe diventare lui il face di punta di, di NXT e, um, e evidentemente poi anche andare a soddisfare quelle che sono le esigenze mm -hmm. di una... Grande fascia di mercato che è quella della comunità afroamericana. Quindi sposo certo. assolutamente questa ipotesi. E io volevo aggiungere un attimo: nello streaming di questa persona qui, ma io non vedo la sua, cioè non, non vedo niente sulla sua camera. Spero che ci sia lo stesso. Eccolo, salve, messaia. no, Non ho la mia postazione è professionale questa sera. Passo solo per un saluto volante. Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao Cheng, ciao, ciao Paolo. Sentivo che profumo di weed. E... Niente, allora, allora, niente, di cosa stavate parlando? Stavate parlando della situazione Dominic in questo momento. Della situazione Dominic, ho capito, però c'è un'altra situazione di cui parlare. C'è un'altra situazione che diventa molto più intensa dello stesso Dom Dom. Per quale motivo? Perché la prossima settimana, ovvero lunedì 31 luglio, qui su Open Brasil TV alle ore 16, andrà in onda un nuovo episodio del PwC dove quella persona che sta lì di fianco a me, eccolo qui, mm -hmm. questa persona qui. Sarà chiamata ancora una volta a difendere il King of Culture Championship. Sembra quasi un, un, un regno del terrore che io devo, far, devo strapparti o farti strappare mm. in qualunque modo possibile e immaginabile. Per tale motivo, Buon Paolo, per tale motivo, cosa succederà? Ci saranno ben tre contendenti, tra cui il Buon Cheng, il Buon Kirio. E il buon Bove, il cui vincitore verrà decretato come nuovo number one contender, e la sera stessa affronterà te one on one, uno contro uno per decretare chi sarà il campione King of Culture a fine puntata. Studiate bene ragazzi, perché la tematica del quiz sarà interamente incentrata sulla storia di WWE SummerSlam per voi, ormai imminente. E che insomma, eh, noi ci teniamo particolarmente. Perché quando è il 5 agosto, mi sa andrà in scena, quindi insomma, eh, è particolare. È particolare quindi studiate. E per quanto mi riguarda con me appuntamento la prossima settimana con il buon prof che se Dio vuole mi farà da special enforcer perché avrò bisogno insomma, di qualcuno che eh, vada a reggere, a sostenere il potere del PwC <ride> ragazzi a parte tutto buona serata, buon proseguimento con la trasmissione, un saluto a tutti Paolo studia mi raccomando non ti preoccupare, mi non ti preoccupare. preoccupare. siamo sempre pronti qui Perfetto, me. perfetto perfetto <ride> perfetto mi raccomando anche perché cioè, insomma, mi sono un po' rotto i coglioni di comprarti sempre i gadget quindi basta, <ride> basta. il pwc shop non deve esistere solo per te ecco, perfetto ciao a tutti bene, ciao bene, ragazzi bene. Ciao. Ciao, bacione, ciao. ciao 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 allora ciao 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 è passato così eh... vabbè <ride> Ce la prendiamo così come, come viene, c'è cioè un po' le sue incursioni facili, mettiamole così. E allora ragazzi, io invece voglio andare un po' più sull'argomento più scottante, anche perché è uno degli argomenti, se non l'argomento principale del, della Blue in questo momento, che è eh, Uso contro Roman Reigns. Ora, ehm, situazione molto strana avranno questo. Questo match, a quanto pare, dovrebbe essere un uh, anything goes, cioè quindi un senza squalifiche, abbastanza aperto. Mi aspetto del, dell'overbooking, del buon overbooking, spero non troppo. C'è anche che cosa ti aspetti? Beh, l'overbooking ormai in questa faida è abbastanza palese. Cioè, in quasi tutti gli incontri, a partire dal solito ref bump poi da lì apriti, se lo. Eh, continua le, il promo dell'ultima puntata. È l'ennesima conferma che siamo tornati all'inizio mm -hmm. del regno di Roman Reigns Proprio c'è cioè quella bellezza iniziale che in questo momento davvero mi ha. Non sto più pensando al che palle, forse troppo tempo che c'è questo regno e Codi, no, no? No, mi è completamente passato tutto. Ho detto va bene, guarda. Lo guardo molto volentieri. Poi la scena di, di quando si sono praticamente dati la mano, mezzi abbracciati e alla fine è stato Roman che ha bloccato mm -hmm. solo. E poi anche subito che Jay non è stupido, lui l'ha colpito subito a solo senza pensare che quell'altro lo, lo fermava. Eh, sono dei bei, dei bei, degli intrecci questa. Vedremo se sarà l'ultimo filone della storyline. Sta venendo estremamente bene. Dunque, molto soddisfatto di ciò che vedo. Poi sono anche curioso aspetti... di vedere come se la stipulazione è solo in base al risultato, come la tribal war lì, mm -hmm. la... che alla fine era un tag normale semplicemente con una tagline. Oppure, se effettivamente sarà un incontro senza squalifiche, con in palio anche non solo il titolo, ma il, proprio il titolo tra i mm -hmm. Anche la, la corona di, di Peperoncini. Sì, la sì, corona la corona di, di peperoncini. peperoncini. King allora. of Calabria, sempre presente. <ride> Ti aspetti un intervento di Jimmy? In tanti se lo aspettano, che... ma se l'aspettano dal lato di Roman. Sì. Spero di no perché sarebbe davvero dopo troppo confusionario, però io sono dell'idea che Roman continui a regnare, dunque effettivamente qualcosa dovrà succedere. Okay. Per poi magari riutilizzare Jay, accantonarlo un attimo e comunque dargli la giustificazione per mandarli singolo. Può essere, può essere tutto collegato così. Comunque è una di quelle cose che aspetto davvero volentieri. Non voglio neanche fare troppe domande, voglio semplicemente gustarmi l'incontro. Mm -hmm. Paolo? Allora, innanzitutto, per quanto riguarda il segmento di SmackDown, ho apprezzato molto il fatto che sia stata rispettata la sacralità del momento, perché questo Tribal Combat Match è a tutti gli effetti appunto una, una guerra con in palio il titolo di Tribal Chief. Quindi uh, uh, si è visto appunto, bella la scena quando Roman Reigns uh, ha appoggiato la, coron la corona di Tipe Peroncini su sul titolo mm -hmm. per dire appunto: entrambe le cose sono in pario, anche loro faccia a faccia. Uh, quindi si sente come se fosse appunto proprio una, una guerra tribale per, de per decretare il nuovo capo tribù. Appunto, quindi mi piace. Mi aspetto anche con qualche coreografia particolare nel corso del match. Quindi non sarà un normale, uh, no disqualification. Mi aspetto quindi. Degli oggetti ad hoc, magari una, una scenografia tribale. Quindi mm -hmm. aspetto con ansia. Un sicuro. po' tipo il, il Chang lo ricorderà sicuramente il Nigerian uh, Drum Fight di, <ride> <ride> di Apollo Cruz. <Cruise. ride> allora, Nigerian Drum Fight non è che non è che era brutto, è stato brutto, è stata una, una delusione. C È stato un Beh, po' troppo macchietti delusione. troppo macchiettistico a dire la verità, anche perché c'era Apollo in quel momento che col suo dialettone e accento nigeriano, Perfetto. andava. <ride> e per il resto, allora, sicuramente ci sarà overbooking, proprio sicuro. Come la morte, E allora, secondo me hanno creato una circostanza davvero interessante perché ci troviamo di fronte ad una di quelle situazioni in cui uno pensa questo potrebbe essere il finale giusto della storia, cioè considerando tutto il pregresso, considerando questa storia come iniziata. Quindi verrebbe da pensare che effettivamente potrebbero esserci delle possibilità anche che Roman perda, perché sarebbe il cerchio che si chiude, ormai Roman ha superato i mille giorni, quindi questo traguardo lo ha superato, J. Uso è lanciatissimo e soprattutto ribadisco che avrebbe una grande coerenza narrativa. Perché tutto è iniziato così mm -hmm. e tutto si chiuderebbe in famiglia, perché la storia della Bloodline deve chiudersi in famiglia. D'altro canto, appunto un overbooking particolare, con l'intervento di Jimmy a favore di Roman, oppure il solito intervento, magari di solo Sikoa, potrebbe fare un po' sorcere il naso, ecco, potrebbe essere a sto punto ridondante. Però però, l'unica cosa che mi fa tentennare in merito ad un'eventuale vittoria di J, Uso è che, secondo me, un regno così iconico e leggendario come quello di Reigns può chiudersi sulla press Almenia. Quindi io vedo tranquillamente un Reigns che si riconferma campione ad arriva fino a Armenia. 40. Detto ciò, concordo con quello che dice Ceng e voglio godermi appieno questo match, al di là delle previsioni, dico solamente che anche stavolta non ho lavorato bene, eh, perché questo, intanto ringraziamo per, Grazie per, per, questa, DJ. per questa sub, e eh, niente, dicevo, mh, ci siamo già ritrovati in passato in situazioni in cui si pensava che potesse essere la situazione giusta per per la fine del regno di Roman Reigns con Cody, appunto, avrà essere a questo finish the story, uh, oppure ad esempio anche a Clash da Castle la sfida con il palio, il titolo uh, indiscusso in quelli di Cardiff, tutto questo percorso di Drew McIntyre. Quindi ci ritroviamo di nuovo in una situazione simile. Quindi la storia ci insegna che dobbiamo aspettarci anche eventualmente un retain di Reigns e tutto il resto è difficile, però davvero secondo me potrebbe essere uh, uno scenario giusto, quello di James, ecco, mm -hmm. quindi Vodiamoci in questo incontro. Stanno scrivendo una storia davvero monumentale. E uh, vedremo, vedremo. Però un po' mi farebbe sorci il naso e che turni il Digi Mi Dico solo questo, però vediamo. Diciamo che uh, la bloodline sta, o almeno un, um, un plauso a Roman. Bisogna darlo perché? Perché grazie a Roman la WWE sta creando tanti face l'abbiamo visti Dante, l'abbiamo visti Cody, l'abbiamo visti eh, Zane eh, forse l'unico che ha un po' peccato, l'hai nominato Paolo clash a The Castle quando ci fu la situazione McIntyre che poi sparì un po' nell'oblio però sta creando tante situazioni o comunque tanto interesse sui face che in teoria mancano, intanto ringraziamo anche Cheng che è qua vicino Cheng grazie per esserti eh, iscritto per il tuo diciannovesimo mese di fila e, ragazzi voglio fare però un saltino dato che c'è Paolo e dato che io non sono stato nella puntata di All About Elite perché? perché questa settimana c'è stato la Dengaz però io voglio chiederti una cosa perché l'ho detto all'inizio proprio all'inizio puntata uh, siamo ad un mese da all ma non abbiamo ancora niente realmente adesso la domanda che vi faccio è che cosa vi aspettate? C'è anche se vuoi cominciare tu <ride> almeno un paio di match. Allora, almeno un paio di io, No, no, no. Io, io rido per il semplice fatto che ancora questa notizia che forse Collision potrebbe eh, essere rappresentato maggiormente all'evento americano e non all'evento a Londra. Sì, più ad Olao. Per me sarebbe, noto, per me sarebbe un noto: gol eh, perché se non porti sempre sì, sì. così. Però io vedere Max che va su con la maglia di punk e non, e non lo becca eh... potrebbe essere qualcosa di devastante. Ciao Steven, buonasera. Potrebbe essere eh, qualcosa sì, di molto questo, diciamo, questa... Si vocifera questa cosa perché con Lijan poi ci sarà la settimana successiva a Chicago. Quindi, sì, l'out. Sì, sì, o all l'out allora, sarà la settimana successiva a Chicago. Se ci in questo momento nella compagnia utilizzerei il metodo G1 Climax. Ok. Il metodo G1 Climax sussiste, diciamo funziona, che quando tu non hai, adesso generalmente, eh, poi quest'anno mi hanno detto che un po' l'hanno cambiato, ma non l'ho seguito, mm -hmm. quando tu non hai gli incontri singoli del tuo girone, fai gli incontri di apertura tipo tag 2 contro 2, 3 contro 3, sì, 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 soliti i mega i classiconi, del P, sì. Se proprio tu in storyline a punk il match di cartello glielo devi mettere nell'altro show, Cacchiarola, almeno prendi gli FTR o quelli di Collision davvero grossi, fagli fare un bel, non voglio dire un 5 contro 5 che magari è troppa roba, però scaccia dentro due tag belli, un 3 contro 3, un match singolo. Fa qualcosina giusto, collegaci qualcosa a collision mm -hmm. durante le settimane, magari proprio propedeutico per sponsorizzarti meglio l'evento sett della settimana dopo, perché se tu davvero magari oh, saltano gli FTR che non lottano. Qualcuno ci può rimanere male. Però non è punk, io continuo a dire cioè, se, se non portano punk in Inghilterra sono dei folli. Sono dei folli io anche gli devo dire. Niente perché sta per ha fatto un'offerta per Ballo e Quindi, se mi porta via Ballo <ride> dal Vila, <ride> faccio Codipo O col, col cartone. Eh, vi ricordate allo stadio certo. Stampede? Prima colpisce certo. quella MJF e poi gli dà il bacino e gli fa: oh, Bravo, bravo, signor Khan, bravo. Paolo? Allora, eh, innanzitutto, per quanto riguarda i match più o meno sicuri, secondo me ce ne sono due in particolare. Uno è Dan Cole MJF. Che sinceramente mi aspetto che avvenga ad all -in, perché ci sarà appunto la finale del torneo. Lì avremo delle risposte. Se mai dovessero diventare campioni, me lo auguro. <ride> me lo auguro sinceramente. No, a parte gli scherzi, um, se mai dovessero diventare campioni, comunque ad ogni modo si, si sfideranno. Si sfideranno e quindi sfideranno ad all -in, sicuro. E l'altro è Will Osprey contro Kenny Omega perché la, la trilogia deve essere chiusa. Sì, già nel Dynamite lo faranno. Sì, si, sì, sono sicurissimo perché Anzi. già nel Dynamite. Noi abbiamo vai, vai, detto vai. pure che c'è. Io almeno ho detto che mi aspetto anche un attacco magari di Omega, un'apparizione in ref pro la sera prima che c'è il match tra Will Osprey e Shingo. Sì, sì, anche, 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 assolutamente. No, ma poi perché, come dicevo, già dopo l'episodio di Dynamite, già nell'episodio di Dynamite post Forbidden Door è stato trasmesso un video package in cui eh, sono stati effettuati dei videomessaggi da parte di Kenny Omega e Will Osprey in cui Kenny Omega appunto già faceva presagire a questo eventuale uh -huh. terzo capitolo e Will Osprey ha detto io so magari dove si può tenere questo match e quindi chiaramente due poi uh, vai anche a portare Will Osprey in un evento appunto nel Regno Unito a Wembley quindi è come portare <ride> l'acqua agli assetati nel deserto certo. quindi è perfetta come circostanza poi sappiamo che Danielson è stato operato quindi non sappiamo bene o male se sarà o meno lo vedo molto difficile sì purtroppo, sì, purtroppo sì infatti mi si spezzo il cuore quando vidi quella radiografia ah. post Forbidden Door ci sono rimasto davvero male perché era tra quelli che avrei visto ma con maggior piacere in quelli All -in. però vabbè, certo. lasciamo. e um, poi per quanto riguarda il resto, secondo me la situazione All In All Out sarà interessante da scoprire perché ci troviamo con questi due pay per view praticamente uh, att attaccati se si può dire, quindi sono due le strade, o decideranno di costruirli in maniera separata. Abbiamo già visto nel Royal Rampage con Darby Allin che ha avuto questa title shot esclusivamente per All Out, quindi magari mm -hmm. potrebbe non comparire a Torlin e comparire solamente ad All Out, però secondo me se sono furbi possono intersecare le cose. Magari a Torlin certo. possono piazzare un match intermedio, ad esempio per dire un Darby Allin e Sting contro Luciasaurus e Christian Cage, ipotizzando che uno dei due possa continuare ad essere il TNT Champion. Quindi, secondo me, qualcosa di transizione lo possono piazzare. O, ad esempio, in Punk deve affrontare un Mr. X ad all-out, ad all-in comunque lo puoi appunto. Ehm, eh, piazzare con gli FTR, come ha detto Cheng. Quindi, secondo me, eh, considerando che devono mettere in piedi una super card, perché parliamoci chiaramente, quello sarà: sarà l'evento più grande nella storia della AEW, Secondo me, non si faranno nemmeno troppi scrupoli anche ad aggiungere match solamente perché devono aggiungere solamente perché il performer X deve essere in card ricordiamoci che purtroppo a malincuore l'IW sta avendo una tendenza sbagliata ovviamente del costruire maggiormente gli eventi nelle ultime settimane cioè nei pay-per-view ah, sì. dell'IW stiamo vedendo questa prassi la stiamo vedendo da, da molti pay-per-view non è solamente recente ci sono giusto due o tre match ben costruiti tutti gli altri sono piazzati praticamente a poche sì. settimane dall'inizio del, del pay-per-view quindi uh, per questo motivo Avresti MJF Cole che ha un grande pregresso. Avresti d'altro canto Kenny Omega contro Will Ospreay che appunto c'è una grande storia alle spalle. Di conseguenza, se hai difficoltà, considerando che manca un mese effettivamente al, al, al pay per view, puoi anche piazzare qualche match, diciamo costruito anche su due piedi, fondamentalmente per far, affinché ci siano determinate star. Detto ciò, io non ho dubbi che ci sarà sia in punk anche perché è comparso sulla locandina, quindi diciamo che questo dubbio è stato spazzato via. L'unica cosa è che, a, pres a prescindere dalle presenze, sicuramente sarà uno show incredibile perché quando la vuole stupire sa stupire. E nell'effettiva realizzazione dei pay per view, anche se magari i determinati pay per view hanno avuto una costruzione un po' così e così, nell'effettiva realizzazione comunque lo spettacolo è garantito perché, dal punto di vista dell'ottato, la non ha mai tradito. Già un Kenny Omega contro Will Ospreay, la fine della trilogia, renderebbe quell'evento un evento leggendario. Quindi non ho dubbi sul fatto che vedremo un evento memorabile, anche per l'atmosfera e per tutto il resto. Quindi da questo punto di vista non ho niente da dire. Ottimo. Vedremo Paolo anche perché io e te saremo lì. Quindi vediamo un attimino che cosa ci aspetta e speriamo ah. sì, non ci sia troppo riempitivo, ma ci si arrivi con un po' di costruzione. Mi aspettavo meglio però. Sì, per la anche io mi aspettavo di meglio. Mi aspettavo molto di meglio, però vediamo, vediamo un po'. Vediamo un po'. Uh, ragazzi, noi siamo in conclusione, è stata una tocca di fuga, purtroppo sta succedendo poco o niente perché, perché SummerSlam uh, arriveremo nella, uh, nella parte dei preview settimana prossima. E... la Aurelita appunto esce con il Blood and Guts che c'è stato settimana scorsa. Uh, tra l'altro, riprendendo il discorso prima, sono stati ottimi ascolti di NXT per farvi capire quanto, eh, la... quanto il Judgment Day stia. Tirando la barca ha fatto 741.000 ascolti questa settimana, che è tanto per NXT. E YouTube ha fatto mezzo milione, ah eh sì, quindi Un veramente. Il segmento medio di NXT fu, normalmente va dai 50.000 ai 200.000, massimo, proprio 200.000, meno mm -hmm. in diciamo. Questo ha fatto 500.000. A secco. Eh ragazzi ma funziona funziona, sì. l'abbiamo detto, sì. l'abbiamo detto prima funziona bene <ride> va bene, anche uh, con te l'appuntamento è domani con il con Slam se non sbaglio, alle ore tre sì. e mezza sì. okay. e con Paolo invece l'appuntamento è mercoledì sera perché? Perché ci faremo una chiacchierata mercoledì sera alle 8. sulla nostra esperienza Money in the Bank eh, che c'è stata, ci saremo io ci sarà Paolo, ci sarà Kirio Uh, probabilmente ci sarà anche il buon Luca Carbonaro e faremo tutta quanto una chiacchierata in toto su uh, su, money, su quel che è stato Money in the Bank sulla nostra esperienza perché ce ne sono di cose da raccontare, ne abbiamo viste un po' di tutti quanti i colori, <ride> eh, è stata un'esperienza molto divertente tra allarmi bomba e, eh, e fermate della metro chiuse con qui, qui presenti insieme a Gian che si, si fanno il ritorno a piedi la notte tarda con i. Che cos'erano i svedesi? Scozzesi. 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 Hanno distrutto la Scozia. Ecco. <ride> Va bene. Grazie ragazzi, davvero uh, per, per essere stati qui con noi. L'appuntamento, ovviamente, è settimana prossima. Sempre ore 6.00. Sarà, tutto, sì, sarà, sarà una live. Sarà una live molto, molto divertente. Molto, molto divertente. E <ride> niente. L'appuntamento. Con me e Paolo è mercoledì, con Cheng domani, ma con il in Culture. A settimana prossima. Ciao!